Buongiorno a tutti. Per il nostro appuntamento consueto dei video flash dedicati alla medicina dolce e naturale, vi lascio in compagnia del dottor Luigi Torchio, medico studioso di medicina naturale. Vi suggerisco di prestare attenzione ai suoi utili consigli e vi auguro una buona visione. Buongiorno a tutti per il nostro consueto spazio dedicato alla medicina dolce. Oggi parleremo in maniera molto rapida e sintetica di alimentazione. Alimentazione che oggi è la prima causa di malattie in Occidente, quindi la scorretta alimentazione purtroppo è fonte di guai per la salute. Non me li sto a citare, ma parliamo di dal diabete alla sindrome metabolica, ai problemi di ipertensione, problemi di ictus, infarti e naturalmente malattie neurologiche, nonché in ultimo le ultime statistiche che correlano anche l'incremento dei tumori, delle patologie tumorali collegate alla cattiva alimentazione. Io vi ricordo che come medico, medico sportivo, nutrizionista, insegnante di yoga, sono vegetariano da 30 anni, in questi ultimi anni sono diventato vegano. Diventare vegani è sicuramente un percorso estremamente difficile e impegnativo, ma comunque si può fare ovviamente a piccoli passi, ma soprattutto sotto la guida di un medico esperto che conosca la materia. Le cose che possiamo fare sicuramente sono quelle di aumentare frutta e verdura, almeno 400-500 grammi al giorno di verdura, 300-400 di frutta di stagione, mescolando i 5 colori, e cioè quei colori che sono alla base degli antiossidanti, delle vitamine indispensabili. Per chi non sopporta la verdura, soprattutto cruda, oggi abbiamo dei comodissimi estrattori o centrifughe che ci possono permettere di togliere quelle fibre che possono essere molto utili per l'intestino, ma possono accelerare le persone che hanno degli intestini già molto attivi. Quindi possiamo consumare frutta e verdura anche in estratto, ma è indispensabile che ne consumiamo una quantità sufficiente per coprire il fabbisogno di vitamine. Vi ricordo un'altra cosa estremamente importante: ridurre tutti i prodotti industriali lavorati, andando verso prodotti più possibile semplici e biologici. In particolare i cereali, che sono tutti i primi piatti che dovrebbero essere consumati possibilmente integrali, e vi ricordo poi i legumi che possono sostituire ovviamente la carne, il cui consumo è stato correlato con evidenza scientifica e statistica all'aumento dei tumori, del colesterolo, della pressione alta, degli ictus, degli infarti, insomma, la carne è da ridurre. Così come le proteine generalmente di origine animale. Anche un eccesso di latte e derivati può crearvi problemi. È una diciamo, credenza che consumando molto latte e derivati si combatta l'osteoporosi. Abbiamo visto al contrario che un eccessivo uso di latte e derivati può creare un'acidosi metabolica, un'acidità che costringe il corpo a cercare delle sostanze basiche, dei bicarbonati, dei fosfati per compensare questa acidità, e l'unica fonte è proprio lo scheletro. Quindi un eccessivo uso di proteine animali e anche di latte e derivati può portare ad un'acidificazione metabolica che può favorire anche l'osteoporosi. Il consiglio dunque è quello di ridurre la carne, ridurre i prodotti di origine animale, in particolare latte e derivati che dovrebbero essere consumati magari con una porzione a giorni alterni, aumentare invece tutti i legumi consumati in mix per poter avere tutti gli amminoacidi e per sostituire poi la carne e i prodotti animali. Dopodiché, ricordatevi, è estremamente importante, soprattutto per chi tende ad ingrassare, controllare anche il livello dei grassi, quindi olio extravergine di oliva, olio di lino in aggiunta in piccole quantità, un cucchiaino nell'insalata, per esempio, per tutti coloro che vogliono curarsi con gli omega 3, questi grassi buoni che abbassano il colesterolo e prevengono tutte queste patologie, ma anche l'olio di canapa, l'olio di ribes nigrum per tutte le persone allergiche, e le allergie sono aumentate enormemente, l'olio di enotere di borragine per la donna per regolare il ciclo mestruale, l'olio di semi di zucca per l'uomo per i problemi prostatici. Tutti questi oli, che sono in realtà degli alimenti, possono essere aggiunti al nostro olio extravergine per i condimenti a crudo in quantità ovviamente limitate, ne basta un cucchiaino al giorno, ma con costanza. Ci rivedremo per altri video, perché l'alimentazione è estremamente importante. Cercheremo di affrontare
un argomento per volta per poterlo insomma sviscerare, ma attenzione dunque all'alimentazione che assieme all'inquinamento e al cattivo stile di vita è la prima causa di malattia nel mondo moderno oggi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto.